che immediatamente mi ha rivolto, non provoco legge, sono soltanto un prestissimo avvocato, mi vedo qualche volta anche a studiare la situazione. E prendendo spunto dal titolo del manifesto, 4 sì, io vedo che i 4 sì vanno detti e vanno cancellati, vanno espressi a voce alta, perché sono 4 sì importanti, 4 sì che riguardano la libertà, che riguardano la democrazia, che riguardano la giustizia. Perché quando noi parliamo di beni primari, quando noi parliamo di gestione dei beni primari, parliamo di democrazia. Io credo che noi tutti, durante queste settimane di campagna elettorale, amministrativa, siamo stati distratti dall'obiettivo referendario, perché siamo stati presi in una gola, in una competizione che fortunatamente poi ci ha portato a un risultato soddisfacente e positivo per noi. E però durante queste settimane, questi mesi, indubbiamente siamo stati distratti da quello che è l'obiettivo, da quello che è la battaglia che ci attestiamo a sostenere di qui a quattro giorni. Siamo stati distratti anche perché non siamo stati aiutati dai giornali, dalle televisioni, dai mass media in generale, che sono stati occupati perennemente, stabilmente, da tribune politiche insorse, inconcludenti, chiassose, volgari, e non siamo stati aiutati neanche dal governo, che avrebbe avuto il dovere istituzionale di informare i cittadini sul merito del decreto. Invece questo governo che cosa sta attentando fino all'ultimo giorno di ostacolare questo referendum, di ostacolare il raggiungimento del quorum. Ha iniziato negando l'abbinamento del referendum con le elezioni amministrative, ha proseguito con il tentativo di moratorio sul nucleare, sapendo che appunto il nucleare è il referendum che funge da traino agli altri referendum. Ciò è andato male sulla Cassazione. Penso domani non si sta molto costituzionale, confermerà la decisione di ammissibilità del referendum e della inutilità del tentativo posto in essere dal governo. Dicevo che spesso io sento dire, fortunatamente non in questa sala, che il referendum non deve avere un valore politico. Ma per quale motivo il referendum non debba avere un valore politico? Non ha un valore politico. Ma chi l'ha detto? Ma scusate, voi conoscete qualche referendum che non ha avuto una valenza politica? A cominciare da quello del 46, quando si decise se Repubblica o Monarchia, ma se non è un valore politico quello, qual è? Quello tutti i voti del 74, l'aborto, la scala mobile, la grossa campagna referendaria sul sistema elettorale. Ma scusate, se io oggi devo decidere se scegliere una gestione oligarchica, plutocratica, dei beni primari quale l'altra, o una gestione democratica, io dopo ci devo scegliere per la vita o per la morte con il sistema nucleare. Ma scusate, questa non è una scelta che implica comunque un senso di politica. E io credo che quando la polis è chiamata a decidere, non può essere chiamata a decidere in modo atletico, come se si trattasse di fare un compito di matematica. È chiamata a scegliere secondo la passionalità, secondo le proprie intenzioni, l'educazione, la cultura. E quindi fa politica. E non dobbiamo avere paura di dire che il referendum è solo una scelta politica. Addirittura in questi casi siamo legittimati a dire anche che è una scelta contro questo governo. Perché se questo governo ci ha impedito, sta tentando di impedire di portare avanti le nostre idee, di esercitare un diritto sacrosanto, noi abbiamo il diritto e il dovere di dire che siamo contro questo governo con questo referendum. Se questo referendum andrà bene anche contro il governo. Detto questo, vuol dire che cosa noi possiamo dire? Il referendum, come è oggi articolato, andrebbe modificato sicuramente. Il sistema è molto farraginoso. Non è possibile che si possa prevedere la raccolta di 500.000 firme.
fiducia a governi che si reggono su maggioranze molto più litigate. Quindi per quale motivo io per abolire una legge devo raggiungere un po' un così elevato, mentre invece c'è chi ci governa con maggioranze molto più basse, molto più litigate? Allora, quindi la valenza politica del referendum mi sia consentito dire, io la voglio affermare con forza. Questo referendum ha un valore politico, ha un valore di, come dire, di rivolta contro questo governo, soprattutto per quanto riguarda il referendum, il Consiglio referendario, il quarto Consiglio referendario, quello sulla giustizia. Guardate, non è possibile pensare che in uno Stato normale, non voglio dire moderno, all'avanguardia, uno Stato normale, si sia eliminato quello che si è significato in Italia in tema di giustizia negli ultimi 15-20 anni. Per capire il quesito riguardante l'approvazione della legge 51 del 2010, la legge sul cosiddetto legittimo impedimento, noi dovremmo appunto fare qualche passo indietro, un paio di passi indietro. Dovremmo risalire alla metà degli anni 90, quando affacciatosi sulla scena italiana un imprenditore milanese con una serie di problemi che si portava a prezzo proprio nascendo dalla sua attività imprenditoriale, aveva capito che a un certo punto questi problemi di carattere giudiziario lui non li poteva risolvere se non attraverso la manomissione di quello che era il codice penale e di quello che era l'ordinamento, l'architettura costituzionale. Allora cosa fece? Invece, come prima cosa, una depenalizzazione selvaggia, abolì il reato di falso in bilancio, depenalizzò altri tipi di reati, fino a che ormai, non avendo più nulla da depenalizzare, non poteva depenalizzare il tutto, la prima sarebbe stato assurdo, fino a che non avendo più nulla da depenalizzare, non so bene di... questo è anche il Consiglio, è l'unico organo costituzionale, non so se la Costituzione è scritto così, per lui un gioco, e non corpo costituzionale del governo che non gode di prerogative e di immunità pari a quelle del Parlamento o della Repubblica. E quindi che cosa dice? Non posso modificare la Costituzione attraverso la procedura prevista dalla Costituzione stessa, non io devo fare una serie di leggi che mi permettono di far entrare dalla finestra quelle che non ci può entrare dalla porta. Allora, come prima cosa, dopo, ripeto, aver depenalizzato una serie di reati che gli consentirono l'immunità e l'impunità per una serie di problemi, pensò di crearsi uno scudo processuale. Io, come Presidente del Consiglio, siccome sono uno super partner, siccome sono unto dal Signore, i coscienti che sono dei miei popoli vanno per spesi. Quindi, come prima cosa, creò, ma no, una legge, il cosiddetto Lodo Schifani del 2003, con il quale si sospendevano tutti i processi a carico del Presidente del Consiglio. Cosa straordinaria! In nessun paese del mondo succede una cosa del genere, neanche nei paesi sudamericani, nelle dittature sudamericane peronizze. Il Presidente del Consiglio dice no, nei miei confronti i processi sono più spesi. Guarda, il Presidente del Consiglio è, non il Presidente della Repubblica. La Corte Costituzionale ovviamente 2004 annulla questa legge, la straccia. Allora che cosa deve fare il povero Presidente del Consiglio? Mica può essere sottoposto facilmente al processo. Pensa bene di creare, di far approvare un Parlamento ormai composto da nominati, pensa bene di far approvare delle leggi che potessero essere di aiuto ai suoi problemi, a risolvere i suoi problemi. E quindi invece approvare la legge Sicilia, la legge Pecorella, quella che riduceva i termini di prescrizione dei reati, quella che non consentiva ai pubblici ministeri di appellare le sentenze del Stato, praticamente una serie di leggi sempre che andavano nello stesso senso, ossia quello di non far celebrare i processi. Ovviamente anche queste leggi furono annullate dalla Corte Costituzionale, e arriviamo al 2008. Nel 2008, 23 luglio del 2008, erano
poche settimane che il governo si era insediato, il nuovo governo uscito dalle elezioni del 2008 si era insediato, che cosa si pensa di fare? Mica si pensa di fare una legge che possa veramente risolvere i problemi della giustizia, assolutamente. Mica si pensa di fare una legge che possa risolvere i problemi della disoccupazione, assolutamente. Pensate che, piccola parentesi, nella pubblica amministrazione, quindi anche nell'amministrazione della giustizia, non si assumono dipendenti, quindi dipendenti amministrativi, da 20 anni. Da 20 anni. Allora io mi sarei aspettato per una persona che si prefigge di risolvere il problema della giustizia, che cosa fa? Fa un concorso per assumere amministrativi, quindi risolvere i problemi della giustizia. E no, vedi del numero, un'ennesima legge ad persona. Cioè la definizione del nuovo ufficiale che era stato miseramente stracciato dalla Corte Costituzionale, lo dopo a fare. Ripete la stessa cosa, la Corte Costituzionale, ovviamente, dopo appena un anno, nel 2009, annulla anche quest'altra legge, e purtroppo il proprio Berlusconi si trova a dover fronteggiare, intendono male i giudici, che deve fare? Quindi minaccia, perde pezzo, fuoco, sale tutto, e comincia a parlare di restrizioni brevi, di processi lunghi, di processi brevi. Non si capisce più niente dal 2009, luglio, febbraio 2009, non si capisce che cosa voleva fare, finalmente, dal cappello del centro, esce una legge che è né più che né meno la stessa recitazione in termini di scudo processuale di quelle leggi che erano state abolite, cioè la cosiddetta legge sul legittimo impedimento. La legge del 2010, la numero 51, il legittimo impedimento, gennaio. Che cosa dice questa legge? Questa legge dice che il Presidente del Consiglio è la legge composta da uno dei articoli, il Presidente del Consiglio, per il solo fatto che il Presidente del Consiglio e i ministri che compongono il governo può dire a un giudice che lo porta in qualità di imputato, vale a dire, io oggi non posso venire davanti a te perché sono impegnato in tutt'altro dibattimento che faccio. Guardate che il nostro codice di procedura penale all'articolo 420 terza prevede, come dire, una norma di ampia garanzia. Dice l'articolo 420, dice guardate, quando tu giudice ti accorgi che l'imputato che hai chiamato non è comparso per caso fortuito o per forza o per motivi di forza maggiore, per esempio è successo un incidente, è successo un terremoto, allora qua è l'obbligo di rinviare la causa. Però se l'imputato, a prescindere da questi motivi di caso fortuito o di forza maggiore, comunica al giudice che lui non si è potuto presentare perché in presenza di un legittimo impedimento, allora il giudice deve valutare, così dice l'articolo 420, se questo legittimo impedimento è fondato e quindi rinviare la causa. Che significa legittimo impedimento? Il povero Cristo imputando deve comunicare al giudice, guarda, vada bene, io oggi non posso venire perché sono ammalato. E non è sufficiente dire sono ammalato, ma è indispensabile che il medico che stila il certificato medico dice guarda, il povero professor Palladino oggi non può venire in utilità perché si è affetto da febbre con 39 gradi. Vabbè, questo certificato viene indirizzato al giudice e il giudice dice ah bene, quando fa un accertamento vedi se è vero o meno e fa un accertamento. Sì, tutto liscio come l'olio, va bene. Quando invece si tratta, secondo la legge che noi vogliamo approvare, si tratta di Berlusconi o di un componente del governo, cioè di un ministro, tutto questo non vale. Questo assolutamente non vale, perché? Per prima cosa è stato stabilito che le cause che costituiscono legittimo impedimento non sono state quelle poche che possono affliggere i comuni mortali, la febbre, la morte di qualche parente, no! Sono tutta una serie di attività, una sfida di impegni che sono elencate dalla legge, che vanno dal presidente.
una certificazione, autocertificazione. Io come sto però visto che sei un'altra certificata a me, ho un'autocertificazione. Guarda bene, io ti attesto, ti autocertifico che oggi sono impegnati in una di queste attività. Va bene? Quando io ho scritto questo, il giudice non può valutare se quell'impedimento è comodo, è assoluto, è conferente, va bene? Non lo può valutare, è tempestivo, no, ma se mi fa una certificazione, io sono impegnato nel inaugurare il circolo di bocce, che sta, è un'attività che è conferente alla sua attività di mettere, come per cui il giudice deve obbligatoriamente rinviare la non solo, ma se il pensiero del consiglio, appena quasi fa ridere, ma lei fa ridere, io non so chi è che ha consigliato a questo signore di scrivere queste cose, ma io non lo so, se il presidente del consiglio o il ministro, sempre con autocertificazione, dicono, badate bene, questo impedimento non è temporaneo, ma è solo lungo del tempo. Ogni giudice sempre obbligatoriamente deve rinviare la causa per non impedire. Meno di tempo. Dopo che dei volti seri fanno la stessa autocertificazione e dicono quando noi siamo sempre impegnati sulla parola. Sapete bene che una legge così conformata non è né più né meno che una sospensione dei processi come le leggi precedenti. È uguale. Sono gli altri che si sospendono la sospensione se la autocertificano da solo. Quindi, su, come dire, di fronte a un mostro giuridico così pensato, così articolato, la Corte Costituzionale, dico di far altro che strapparlo, stracciarlo, annullarlo e mandarlo a legge. Però, purtroppo, la Corte Costituzionale si è limitata a abrogare soltanto una parte di questa legge. Ossia, qui è il capo più complesso, si è limitato ad abrogare tanto quella parte che impone al giudice l'obbligo di rinviare, e quella parte che riguarda la autocertificazione. Però per quanto riguarda la elencazione di tutta quella spinta di cause che costituiscono il legittimo impedimento, sono rimaste. Quindi il primo e il secondo comma dell'articolo 1 della legge 54 del 2020 non sono rimasti. Per cui oggi noi ci troviamo di fronte a un organo costituzionale, qual è il governo, il cui rappresentante non è un organo costituzionale. Assolutamente no, perché il Presidente del Consiglio dei Ministri non è un organo costituzionale, è il governo che è un organo costituzionale. E il Presidente della Repubblica che è un organo costituzionale, il Parlamento che è un organo costituzionale, ma non chi li presiede. Quindi ci troviamo di fronte a un Presidente del Consiglio, a un capo del governo e a dei ministri che, diversamente da qualsiasi altro comune cittadino, quando non vogliono parlare, basta che dicono che sono impegnati in quelle cause che sono elencate nel comma 1 e nel comma 2 dell'articolo 1. E qui il giudice poveretto deve andare a fare accertamento del periodo, del periodo, del periodo, però non è più obbligato, ma sa, insomma, quando un ministro fa un'elencazione del genere, insomma, diventa complicato poi viene il giudice motivare eventualmente il dissenso rispetto a quella richiesta di legittimo impedimento, di legittimo impedimento. Quindi il primo motivo per cui va abrogata questa, come dire, questo residuo di legge che è avanzato dopo l'approvazione della Corte Costituzionale è questo. È inutile che esiste nel nostro ordinamento, delle disposizioni che non avendo alcun aggancio nella Costituzione, perché la Corte Costituzionale non hanno un aggancio costituzionale, quindi non hanno un aggancio. Ma c'è un'altra ragione, anche altre ragioni, che secondo me sono preminenti. Amici, ma voi immaginate che se dovesse andare male questo ordinamento, o perché non si raggiunge il quorum, o perché dovesse prevedere io. E voi immaginate, rispetto a questo aspetto che stiamo trattando, rispetto a queste residue e disposizioni che sono rimaste. Ma voi immaginate, il
questi altri studi rivolto ai parlamentari nominati, potrebbe signori miei, fate la stessa legge che elenca le cause dei cicli per me, ripeto, io non le posso negare perché sono tantissime, stanno scritto qua dentro, sono milioni, fate, vendete le banche e prendete questa legge anche per gli stessi altri religioni. Dipendere del suo un attività più importante di me, per gli assessori regionali, per i consiglieri regionali, provinciali, consiglieri comunali, per i figli, per gli assessori della RAC, per gli assessori dell'ISA, praticamente noi arriveremo alla giungla, e, ma nessuno glielo potrebbe impedire, perché la volta continua a dire che si può aggiungere, non danno fastidio. E allora siccome non danno fastidio, la volta continua a un piano costituzionale, però danno fastidio sul piano politico, perché noi non potremmo mai consentire che si creassero due stati, come dire, indipendenti. Assolutamente no. Ma c'è ancora un altro motivo. Poi, sapete perché Berlusconi, diciamo, ha con tanta protervia, con tanta, come dire, arroganza, fatto approvare leggi che hanno ripetutamente annullato la Corte Costituzionale. Lo sapete? Perché quando la Corte annulla una legge, non, nessuno dica, cioè non è vietato per il legislatore di farne un'altra, ovviamente che non sia dello stesso tenore, dopo due giorni, dalla sentenza di approvazione. Quasi invece non è consentito con il decreto, perché se queste norme residue dovessero essere approvate, come io sono sicuro che verranno approvate, allora il Berlusconi non potrà legiferare su questa materia per altri 5 anni. Quindi gli sarà assolutamente impedito di legiferare su questa materia che veramente non ne possiamo più per altri 5 anni, perché la volontà popolare ha detto no, basta, si è rivolto poco. E questo è uno dei motivi per cui, anche se la legge è stata parzialmente approvata, noi dobbiamo andare a votare e votare sì, per evitare che costituisca un pericolosissimo esempio per il futuro e per evitare che possa far insorgere in delle persone poco raccomandate la intenzione di estendere questa legge ad altri soggetti, ma soprattutto la intenzione di legiferare. Io, prima di concludere, volevo leggere il libro del professore, degli libri, riassunto, diciamo, delle conclusioni di un bellissimo discorso che Piero Calamandrei tenne agli studenti di milanesi del 1956. Voi sapete che quando venne approvata la Costituzione del 1948, per praticare la Costituzione di Marte affissa agli albi pretori dei comuni, sulle mura di manifesti, e per parecchi anni i padri costituenti, Pietro Colandrei, Umberto della Cini, La Pisa, giravano per l'Italia per diffondere, diciamo, il nuovo verbo. E Pietro Colandrei, prima delle scuole c'erano le rame, gli altoparlanti, no? All'improvviso si arriva questo francese e si sentì una voce. E Piero Calamandrei, appunto, nel 1955, pronunciò un discorso a tutti gli studenti milanesi. E a conclusione di questo discorso disse, rivolgendosi appunto ai giovani, discorso ovviamente che era sulla Costituzione, dietro ogni articolo di questa Costituzione, o giovani, voi dovete vedere giovani come voi, che hanno dato la vita per la libertà e la giustizia, che hanno dato la vita perché potessero essere scritte su queste pagine. Un discorso bellissimo. Io ritengo purtroppo che nella storia spesso si verificano dei mancati appuntamenti che possono capovolgere il corso poi della storia. Evidentemente questo discorso è tenuto a Milano nel 1955, non venne ascoltato né da Umberto Bossi né da Silvio Berlusconi. E sapete perché? Perché le cronache dell'epoca dicono che
Umberto Bossi, la scuola non l'ha mai visitata ancora perché non sapeva neanche